Oggi parleremo, come ho già annunciato l'altra volta, parleremo della legge di attrazione. Argomento chiaramente non nuovo, non sono il primo che parla di questo, chiaramente questo è un argomento che ormai va alla grande, va di moda. Perché ho voluto fare questa diretta in un gruppo che parla di consapevolezza? Sicuramente perché già l'ho detto l'altra volta, la consapevolezza ha molto a che fare con la legge di attrazione, anzi direi che forse è il vero strumento, la vera chiave, quello che veramente serve, la consapevolezza, per poter poi in qualche modo far funzionare quella famosa legge di attrazione che tanti di noi, io compreso, abbiamo provato tante volte a far funzionare e capire come funziona o comunque ecco, leggiamo libri in cui tutti quanti dicono: ah, è facilissimo, basta che chiudi gli occhi, visualizzi quello che tu vuoi e vedrai che succederà tutto magicamente. Certo, può succedere anche magicamente, alcune cose sono successe magicamente, sicuramente a molti di voi, immagino, che so, dei sincronismi. Eccomi qua, scusate niente, prego tutti quanti di non chiamarmi in diretta su Messenger perché chiaramente non potrò rispondere. Allora, stavo dicendo quindi che la consapevolezza è la cosa più importante per poter far funzionare la legge di attrazione. Scusate. C'è una persona che continua a chiamarmi in diretta, sono costretto a bloccarlo. Ok, allora scusate, stasera purtroppo ci sono 3.000 problemi, speriamo di farcela. Allora, stavo dicendo, quindi è importantissimo capire che la consapevolezza è importante per la legge d'attrazione. È importante perché chiaramente non basta, come molti dicono, chiudere gli occhi, visualizzare le cose che si vogliono e le cose per magia arrivano. Come dicevo prima, qualcosa può anche arrivare per magia, perché comunque nella nostra vita tutti quanti abbiamo avuto qualche volta qualche episodio, tra virgolette, miracoloso, no? In cui abbiamo visto accadere cose incredibilmente anche strane, anche che pensiamo impossibili, questo sicuramente succede. Però il più delle volte queste cose accadono perché accadono in maniera, tra virgolette, inconsapevole. Accadono non attraverso un lavoro che possiamo fare e che in qualche modo possiamo indirizzare verso quello che desideriamo, ma accadono semplicemente perché in quei momenti particolari magari siamo un po' più connessi con il nostro vero sé. Perché magari in quel momento abbiamo così delle strade privilegiate, perché stiamo facendo delle letture particolari o delle meditazioni particolari, e magari alcune cose accadono, ma ribadisco, il più delle volte se non facciamo un lavoro, di un certo tipo le cose poi non accadono, o comunque accadono in maniera appunto non consapevole. Io volevo raccontarvi degli episodi che mi sono accaduti, così per farvi un po' capire quella che è la mia esperienza, perché a me piace portare la mia esperienza, perché sì, parlare di legge di attrazione, dire sì, accadono certe cose, magari parlare anche, cosa che poi farò chiaramente, parlare anche di perché accadono, parlare di fisica quantistica e quant'altro, sì, ha il suo valore, ma alla fine poi le persone si chiedono, sì, vabbè, ma tu che ne parli tanto, ma a te è mai successo? A te tu cosa fai, cosa sai fare, cosa hai imparato da quello che è la tua esperienza? Io sicuramente gli ultimi anni a questa parte mi accadono tante cose che hanno a che fare con la legge di attrazione, ma sapete, forse alcune volte ho pensato anche che non è che me ne accadono di più. Probabilmente ho iniziato a farci caso, ho iniziato ad accorgermi delle volte in cui magari un mio desiderio espresso anche magari molto tempo prima è accaduto e si è avverato. Perché molte volte succede pure che noi facciamo delle richieste, magari, e poi, che so, dopo mesi o addirittura anni, quella richiesta si avvera davvero e non ci ricordiamo più di averla chiesta, o comunque non ci ricordiamo più di averla chiesta in quel modo particolare, così come poi è accaduta. E quindi non ricolleghiamo più le due cose. Ma questo non vale soltanto per i desideri, per le cose belle che desideriamo, vale anche e soprattutto anche per le cose magari meno piacevoli. Vi faccio notare, per esempio, quando ci lamentiamo, stiamo dando, come ho sempre detto e come ripeto spessissimo, stiamo dando il potere alle persone di cui ci lamentiamo. E quindi è chiaro che alcune volte la nostra lamentela, piuttosto la nostra rabbia, piuttosto che il nostro preoccuparsi,
il nostro aver paura del futuro, che possa accadere qualche cosa, alla fine, ahimè, crea proprio le cose di cui abbiamo paura, o comunque le cose di cui ci lamentiamo, o comunque fanno accadere cose che in realtà non abbiamo chiesto espressamente. In realtà le abbiamo chieste, anche quelle, le abbiamo chieste attraverso, appunto, come ho detto prima, la lamentela, la rabbia, la preoccupazione, no? Il preoccuparsi, quindi l'occuparsi prima di cose che fondamentalmente non sono mai accadute e che quindi non esistono, semplicemente ci occupiamo del nulla. E allora cosa c'è da dire questa sera? Beh, intanto appunto voglio partire con delle esperienze mie personali. Voglio partire con un'esperienza che ho anche scritto nel mio blog, quindi qualcuno di voi già l'avrà letta molto probabilmente, però è molto significativa perché fa capire bene come l'egettazione funziona. Beh, quando lessi la prima volta il primo libro su legge attrazione, un libro che ancora ho, che ancora conservo gelosamente, che non presterò mai a nessuno, che è il primo libro che mi ha fatto scoprire poi legge attrazione, ma parliamo ormai di tanti anni fa, come credo tantissimi di voi, ho iniziato a pensare, oh che bello, adesso potrò fare quello che voglio, potrò, che so, avere la mia villa con piscina, potrò diventare ricco, potrò fare tantissime cose. Però mi ricordai anche che avevo letto da qualche altra parte che in realtà non è corretto chiedere soldi, proprio perché il denaro non ha molto valore per l'universo. Poi dopo ho capito anche il perché di questa cosa, però lì per lì questa cosa qui non l'avevo ben capita. Però comunque diciamo che siccome avevo letto che non bisogna chiedere denaro, non chiesi denaro, non chiesi di diventare ricco. Però iniziai a pensare, sì, vabbè, ma se io voglio diventare ricco, cos'è che posso immaginare di essere che presupponga che io sia ricco? Beh, allora mi sono ricordato del film Pretty Woman, vi ricordate, no? Un film bellissimo con Richard Gere, insomma, un cult letteralmente, penso che tutti quanti voi l'abbiate visto. E in quel film, vi ricordate, Richard Gere era un ricco uomo d'affari che faceva appunto affari, insomma, di un certo tipo e viveva dove? Viveva in un residence, vi ricordate? In un bellissimo residence dove c'era questa enorme suite in cui aveva questo salotto, vi ricordate? Un salotto enorme, un bagno bellissimo, aveva, insomma, oltretutto quando lui entrava in quell'albergo tutti quanti lo conoscevano e quindi che so, il direttore lo salutava, gli faceva addirittura l'inchino, gli davano la chiave della sua stanza perché già sapevano qual era la sua stanza e quant'altro. Allora ho pensato, beh, io se riesco a immaginare di vivere dentro un residence, evidentemente questo è un segnale che ho fatto i soldi, quindi sono ricco perché chiaramente in quel residence si può stare soltanto se si hanno tanti soldi, perché sono residenze che costano tantissimi soldi. E allora, così cosa ho fatto? Per diverso tempo, adesso non ricordo più quanto tempo, ma sicuramente tanto, diverse settimane, quasi tutte le sere, non me ne ricordavo sempre, però le sere cosa facevo? Mi mettevo a letto, o nel buio della mia stanza, quindi chiusa, spenta la luce, chiudevo gli occhi e immaginavo di stare in quel residence, quindi immaginavo quella stanza bellissima con quel salottino, quegli arredi di un certo tipo, quella moquette per terra, immaginavo proprio che il mio letto stesse all'interno di quella stanza, quindi immaginavo, siccome ero già nel letto, immaginavo quindi che il mio letto, proprio perché era buio, quindi non vedevo quello che c'era intorno al mio letto, immaginavo che intorno al mio letto ci fosse quella bellissima stanza, quindi immaginavo i mobili, immaginavo tutto quello che poteva essere, riferendomi proprio al libro di scusate, al film Pretty Woman di Richard Gere. Questa cosa l'ho fatta per diverso tempo, addirittura pensate, immaginavo perfino che quando entravo in questo residence, l'addetto alla reception mi salutava, mi dava le chiavi, mi diceva buonasera signor Marrone, no? Quindi pensavo tutte queste belle cose. E quindi immaginavo insomma di vivere in quel residence, è chiaro, quindi ho pensato se riesco a vivere in quel residence è chiaro che. Quindi era se volete, un trucco, un escamotage per chiedere di diventare ricco senza chiedere soldi in qualche modo. Perfetto, quindi che è successo? A un certo punto me ne sono un po' dimenticato, in realtà questa visualizzazione l'ho fatta per un po' di tempo, forse boh, 1 o 2 mesi, adesso non ricordo più quanto, è una storia successa insomma diversi anni fa, e dopo circa più o meno 2 anni cosa successe? Successe che la società per cui lavoravo, l'azienda per cui lavoravo, un giorno mi chiama e mi dice Paolo, c'è la possibilità di andare a lavorare a Parigi per un certo periodo di tempo. Ti piacerebbe andarci? Ma io ho detto, sai, ho pensato sì, perché no, in fondo
È una bella occasione, poi insomma a me piace viaggiare, quindi mi piace conoscere anche cose nuove. Io, come sapete, lavoro in informatica, quindi insomma, per me avere anche esperienze nuove con altre persone è sicuramente un arricchimento dal punto di vista professionale. Quindi è chiaro che ho subito accettato. Mi dissero: guarda Paolo, che devi stare lì minimo 2 anni, quindi pensaci bene, perché poi una volta accettato dovrai stare lì perché dovrai seguire un progetto abbastanza grande. E io dissi: ok, d'accordo, che problema c'è? Tanto in quel momento non avevo particolari legami qui a Roma, legami sentimentali o altro. Va bene, pa, prendo e parto, perché no? In fondo è un'occasione che non mi lascio sfuggire. E quindi andai a Parigi e sono rimasto a Parigi per ben 2 anni. Ebbene, sapete dove vivevo a Parigi? Vivevo in un bellissimo residence a 2 passi dall'Opéra, per chi conosce Parigi sa che, insomma, che è uno dei principali quartieri nel centro di Parigi, uno dei più belli, pieno di ristoranti, di vita notturna, molto bello. Stavo in un residence dove avevo una piccola suite, certo non grande quanto quella di Richard Ghiri, evidentemente non era così grande, però insomma avevo un appartamento molto bello. E non solo, dopo un po' di tempo che stavo là, siccome insomma vivevo lì tutti i giorni, tornavo la sera dal mio ufficio tutti quanti i giorni. A un certo punto chiaramente mi conoscevano, quindi l'addetto alla reception mi salutava, mi sono detto in francese, mi diceva Bonsoir, Monsieur Marrone, e mi dava le chiavi con un sorriso a 32 denti, e io felice e contento me ne andavo nella mia stanza e vivevo, quindi ho vissuto per 2 anni in quel residence praticamente. Quindi come vedete alla fine quella visualizzazione che ho fatto addirittura 2 anni prima, ci ha messo 2 anni ad avverarsi, però alla fine ha funzionato. Io alla fine sono riuscito a vivere in un residence, ci ho vissuto per 2 anni, ribadisco, quindi non è stata una cosa così passeggera. Però c'è un problema: capite che in realtà io non ero diventato ricco, perché quel residence veniva pagato dalla mia azienda, veniva pagato insomma, attraverso appunto il lavoro che veniva fatto per quel cliente. Quindi in realtà non erano soldi miei che io spendevo, e quindi non mi pagavo io. Non pagavo io quel residence, non avevo io questi, e quindi io continuavo a percepire il mio stipendio. Sì, prendevo anche un po' di più perché c'era poi il contributo della trasferta, mi pagavano viaggi, mi pagavano le cene al ristorante, insomma, vivevo da una babbo letteralmente, ma non erano soldi miei, capite? Cioè erano soldi che comunque venivano spesi dall'azienda. E quindi cos'è che avevo sbagliato in questa visualizzazione? Come vedete, come dicevo prima, no? Attenzione, perché poi le cose le chiediamo, ma non le chiediamo nel modo giusto molte volte. Addirittura, soprattutto quando ci lamentiamo o in qualche modo ci arrabbiamo, o comunque siamo contro qualcosa, in realtà non ci rendiamo conto che stiamo chiedendo quella cosa contro cui ci mettiamo. Quindi nel mio caso non mi stavo lamentando, stavo invece in realtà visualizzando qualcosa, quindi volevo attirarlo a me assolutamente, ed è quello che è successo. Però attenzione, perché bisogna considerare che l'universo è preciso, a livello proprio matematico. Cioè, poi vi dirò anche, ma questa già la sapete, la storia dell'attico in cui poi sono andato a vivere quando sono tornato a Roma. Ma comunque diciamo che l'universo è preciso, cioè vi porta sempre tutto ciò che voi chiedete. Questo è molto importante, perché? Perché noi appunto non molte volte sbagliamo a chiedere, o non chiediamo del tutto, addirittura peggio, chiediamolo in modo sbagliato, proprio lamentandoci, o quindi chiedendo le cose che non vogliamo in realtà, no? Perché è chiaro che se ce ne lamentiamo vuol dire che non le vogliamo. Ma anche quando chiediamo, attenzione, chiediamo a volte in modo non corretto. Dov'è che avevo sbagliato io? Per quale motivo quel residence non rappresentava la mia ricchezza? Perché non ero diventato ricco? Ero comunque andato a vivere in un residence, ma l'universo aveva trovato un altro modo per portarmi in un residence, non attraverso il mio conto in banca, ma attraverso un lavoro che già facevo in quel momento, quindi attraverso un incarico che ho ricevuto di andare a lavorare a Parigi per 2 anni. Ebbene, ci ho pensato questa cosa chiaramente, dopo ho cercato un po' di capire per quale motivo la cosa non mi era riuscita tutta quanta al 100%, no? Chiaramente ero stato contento di aver vissuto lì 2 anni, perché ho vissuto benissimo, ripeto, stavo veramente come un pascià, però il mio intento era un altro. Ebbene, mi sono reso conto che quello che ho fatto durante quelle visualizzazioni notturne era che non avevo messo l'ingrediente giusto, anzi non avevo messo l'ingrediente mancante, mettiamola così. Cioè non avevo visualizzato quel residence con l'idea che fosse mio, cioè col sentirmi davvero una persona benestante che può permettersi di pagare un tale residence. Avevo soltanto immaginato in maniera, diciamo,
non, così, senza metterci emozioni, se volete, avevo immaginato soltanto questa scena di questa stanza intorno al mio letto in cui io dormivo. Ho immaginato appunto che l'addetto reception mi salutava la sera, cosa che poi è accaduta, però non avevo pensato, comunque non mi ero sentito davvero ricco, non mi ero sentito davvero colui che si poteva permettere quel residence. E l'universo mi ha portato quello. Cioè, cosa mi ha portato? Mi ha portato esattamente quello che avevo chiesto. Cioè, mi ha portato il poter vivere in un residence. Esattamente lì avevo un salottino, considerate. Avevo anche lì un salottino, avevo tutto quello che più o meno, ripeto, non bello e grande come quello del film di Richard Gere, ma comunque era, insomma, un bel appartamento, sicuramente un centro di Parigi, insomma, di un certo livello. Ma non lo pagavo io, quindi non ero diventato ricco. Perché? Proprio perché mi ero dimenticato di metterci l'ingrediente magico, la polverina magica. Cos'era questa polverina? Era l'emozione, o comunque la sensazione, di essere ricchi, ricco, ok? Non avevo fatto questo tipo di. Non avevo emesso quell'emozione, non avevo sentito quell'emozione. E quindi questo alla fine cosa è successo? Cosa ha fatto fare? Ha fatto semplicemente l'universo, cosa ha fatto? Mi ha portato quello che ho chiesto. Del resto non avevo chiesto di diventare ricco l'universo, ci siete? Avevo semplicemente chiesto di vivere in un residence. E questo è quello che è successo poi alla fine. Ora invece voglio raccontare un'altra cosa in cui invece questa creazione, tra virgolette, chiamala così, in realtà ha funzionato bene. È chiaro che poi, memore di questa esperienza, cosa ho fatto? Nelle volte successive chiaramente ho cercato di addrizzare il tiro, chiaro, no? Perché insomma, se non altro si impara dai propri errori in qualche modo. E quindi cosa ho fatto? Ricordate, io il precedente libro, non l'ultimo che ho scritto, ma il precedente, Il Monaco che non aveva un passato, l'avevo pubblicato inizialmente come autore indipendente. Ecco, quindi sapete, si può pubblicare su Amazon, come ho fatto anche con l'ultimo del resto. Si può pubblicare su Amazon senza avere un editore tranquillamente. Si pubblica il libro e chiaramente poi le persone lo possono comprare su Amazon. Comprarlo sia in formato cartaceo che in formato ebook. E io quindi ho fatto la prima mia esperienza, diciamo, anzi in realtà era la seconda perché avevo già pubblicato un altro libro, ma la mia, diciamo, mia prima grande esperienza, tra l'altro anche da autore, diciamo, che ho scritto l'intero libro perché il precedente, se vi ricordate, l'avevo scritto insieme ad altre due persone. Anzi, a proposito, l'avevo scritto insieme a Sabrina Cau e a Sandra Lusso, che saluto, non so se mi stanno ascoltando, ma le saluto e le mando tutte e due un abbraccio. E quello era il primo libro che scrivevo da solo. Il primo libro, quindi, che in qualche modo a cui tenevo in modo particolare, chiaramente, era un po' il mio esordio in qualche modo come scrittore, tra virgolette, solitario. E quindi ci tenevo ad avere un editore dietro, benché comunque ero contento del fatto che il libro venisse pubblicato su Amazon e che comunque stesse avendo anche un buon successo, considerate che comunque il libro le prime 2 o 3 settimane salì addirittura ai primi 100 posti di Amazon, ebbe un successo incredibile. Però comunque qual è il problema? Che come autore indipendente non ero nelle librerie, cioè chi voleva il mio libro lo poteva soltanto trovare su Amazon. Poi successivamente anche sul Giardino dei Libri, ma comunque principalmente su Amazon perché è lì che avevo pubblicato inizialmente. È chiaro quindi che a me piaceva tanto stare anche nelle librerie, perché è chiaro che se uno pubblica con Amazon non si può stare nelle librerie perché le librerie non possono acquistare da Amazon, comunque possono acquistare ma non a un prezzo tale che poi permetta alle librerie di poterci guadagnare sopra, perché Amazon non fa sconti a quello che mi risulta alla distribuzione o comunque alle librerie che stanno su strada. E quindi in realtà se uno andava, tant'è che molti mi chiedevano: Paolo, ma io ho cercato il tuo libro in libreria ma non lo trovo, ma come mai? Perché appunto era su Amazon soltanto e quindi si poteva comprare soltanto online. E quindi è chiaro che io avevo un grosso desiderio, che era quello di pubblicare il mio libro con qualche editore. Questo era in dubbio. E quindi cosa ho fatto? Memore appunto di quell'esperienza precedente del residence a Parigi, cosa ho fatto? Ho iniziato a visualizzare il mio libro con il nome di un editore sulla copertina. Ed ho iniziato a pensare appunto di avere tra le mani, poi me lo immaginavo fra le mani, immaginavo anche la felicità, la contentezza di poter avere questo libro tra le mani finalmente pubblicato da un editore. Quindi ho fatto questa visualizzazione per tanto tempo, proprio perché volevo in qualche modo appunto che si avverasse questo desiderio. Ebbene, a un certo punto questa cosa è accaduta.
dopo appena 3 mesi che il libro è stato pubblicato come autore indipendente, mi chiama la Mondadori, senza che io li avessi mai contattati, sono stati loro a chiamarmi. Mi chiama la Mondadori e mi dice: signor Marrone, vorremmo acquistare, se è disponibile, vorremmo acquistare i diritti del suo libro. Chiaramente potete immaginare la mia contentezza. E considerate che lì per lì io non avevo nemmeno ripensato a quelle visualizzazioni, perché era già passato un po' di tempo, perché l'avevo fatta e poi in qualche modo messa da parte. Ebbene, dopo mi sono reso conto che l'editore a cui pensavo quando facevo le visualizzazioni era proprio Mondadori. Anche perché cioè, è normale che fosse Mondadori, visto che comunque è l'editore più famoso forse, no? Forse oltre a Rizzoli, non so chi altri, ma insomma Mondadori forse in questo momento è il numero uno, è l'editore più importante qui in Italia, no? È il più, insomma, pubblica di tutto e di più, sta in tutte le librerie, insomma chi non conosce il marchio Mondadori? E quindi è chiaro che nelle visualizzazioni, non vi saprei ora dire perché, però in quel momento scelsi Mondadori e quindi mi immaginai l'A di Arnoldo Mondadori, no? L'avete visto, no? Il loghino di Mondadori che mette sui libri, mi ero proprio immaginato proprio il mio libro con sopra questo marchietto. E guarda caso mi chiama proprio la Mondadori. Questo per ricordarvi che l'universo vi porta sempre e comunque quello che chiedete, sempre e comunque, non ci si può sbagliare, è impossibile sbagliare. Quindi avevo finalmente ottenuto quello che avevo chiesto. Quindi vi assicuro che cioè, tremavo dall'emozione quando mi sono ricordato che io avevo visualizzato Mondadori, non avevo visualizzato qualunque altro marchio così preso a caso, avevo visualizzato Mondadori. E il mio libro è uscito con Mondadori. Non solo. Vi racconto anche quest'altra che è una cosa che veramente mi ha fatto capire davvero che le visualizzazioni sono molto importanti. E poi dopo di questo parleremo perché c'è una tecnica particolare per farle funzionare le visualizzazioni. Poi ve la spiego. Mi ricordo che avevo anche, chiaramente io in quel momento l'unica immagine che potevo avere del mio libro era il libro così come era pubblicato, quindi con la mia copertina. E lo sapete benissimo, almeno per chi ha letto il libro o per chi l'ha avuto tra le mani, la copertina del libro del monaco che ne avevamo passato sono 2 mani di un monaco che sono dietro la schiena e c'è tipo un rosario che passa fra le dita praticamente. E sullo sfondo c'è appunto il colore rosso porpora del saio di questo monaco, quindi un monaco che si vede, di cui si vedono soltanto le mani di fatto. E quindi immaginavo questa copertina, esattamente quella che oggi è la copertina del libro. Immaginavo, considerate che Mondadori, quando firmò, mi propose il contratto, nel contratto c'era scritto che loro avrebbero avuto la facoltà di poter cambiare il titolo al mio libro e anche l'immagine di copertina, a loro piacimento. E io da contratto non potevo dire di no, cioè loro avrebbero scelto titolo e copertina e non, io non potevo far nulla se non accettare le loro scelte, perché chiaramente a Mondadori, immaginate, società grandissima, avranno fior fiore di grafici, fior fiore di persone che si occupano della grafica, anche del titolo per trovare il titolo migliore, no? Il titolo più accattivante e quant'altro. Io firmai il contratto, tanto ho detto, vabbè, ok, il mio sogno si sta avverando, che mi metto a fare storia sul titolo o sulla copertina, è chiaro che non l'avrei mai fatta storia. Quindi comunque ho firmato il contratto con quelle clausole, ho accettato il fatto che loro scegliessero la copertina piuttosto che di cambiare la copertina piuttosto che di cambiare il titolo, e passarono un po' di settimane. Considerate che dalla firma del contratto alla stampa del libro passarono circa 5-6 mesi, perché la Mondadori chiaramente impiega molto tempo a mettere in stampa un nuovo libro, perché chiaramente c'è dietro un grosso lavoro di redazione, di composizione, di correzione, se volete anche del testo e quant'altro. Insomma, a un certo punto mi arriva un'altra mail in cui la Mondadori mi fa: signor Marrone, dopo una serie di valutazioni abbiamo deciso che comunque il libro uscirà col suo titolo e con la sua stessa copertina. Che può inviarci per favore l'immagine della copertina? Ora capite che io avevo visualizzato esattamente quella copertina. Quindi avevo visualizzato esattamente quello che è il monaco che abbiamo passato oggi, cioè quello che oggi trovate in libreria. Quindi con quella foto del monaco, che era la stessa che avevo già usato precedentemente, il titolo è rimasto quello. E per fortuna, perché quel titolo chiaramente è un titolo che ha un significato molto profondo e che per chi ha letto il libro sa perfettamente che quel titolo forse non poteva essere altro se non quello, no? Perché il titolo, che apparentemente è un titolo che non ha molto senso, perché un monaco come fa a non avere un passato, però chi poi legge il libro capisce alla fine, capisce che quel titolo ha un senso che forse è impossibile anche trovarne un altro di titolo abbastanza
abbastanza azzeccato per quel libro lì. Ma capite che non poteva, ora so che non poteva accadere altrimenti. Cioè, ora so che la Mondadori non poteva fare altra scelta se non quella di pubblicare il mio libro con quel titolo e quella copertina. Perché io ho fatto visualizzazioni in quel modo. Cioè, per me il libro era così, cioè io l'ho creato, tra virgolette, in quel modo lì nella mia mente, no? E quindi è chiaro che i pensieri diventano cose. Ecco, questa è la prova proprio tangibile del fatto che i pensieri diventano cose. Ma i pensieri diventano cose proprio come uno stampino, letteralmente. Quindi tutto ciò che pensate, come in questo caso, come nel caso Residence, è tutto esattamente quello che pensate, comprese le emozioni, perché sono forse la cosa più importante, fondamentale, sono quelle che poi verranno riprodotte nella realtà. Ecco, questo è il primo messaggio primissimo di questa diretta. Ricordatevi quando chiedete le cose, prima di tutto chiedete, prima di tutto chiedete, perché se non chiedete, chiaramente non potete pretendere che l'universo vi porti qualcosa, quindi ci lamentiamo, a me non sono sfortunato, non mi arriva mai nulla. Vabbè, ma hai chiesto? E se hai chiesto, come hai chiesto? Cosa hai chiesto? E poi vedremo anche come, no? Come hai chiesto, perché quello sicuramente è importante e stasera ne parleremo tantissimo. Quindi ecco, il primo messaggio è proprio questo, l'universo, allora la gettazione funziona. Io potrei stare qui un'altra ora a raccontarvi episodi che sono accaduti a me personalmente, quindi non episodi che ho letto su libri o che ho sentito dire da altri. No, no, io potrei raccontarvi per un'altra ora, non lo faccio chiaramente perché sarebbe troppo lungo, voglio parlare anche di contenuti, ma potrei portarvi altri 10.000 esempi sulla legge dell'attrazione. La legge dell'attrazione funziona. E guardate che funziona, come ho detto prima, ahimè, in tutti e due i sensi. Funziona anche quando chiedete cose che voi non volete. E vi assicuro, uno potrà dire, ma io non chiedo cose che non voglio, no, no. Chiediamo, ahimè, anche cose che non vogliamo. Chiediamo cose che non vogliamo, l'ho detto prima, lo ripeto perché sarà noioso, ma questa cosa è importantissima, perché poi ci cadiamo puntualmente, perché poi chiaramente questa cosa, ahimè, accade sempre. Chiediamo attraverso la lamentela, attraverso la rabbia, attraverso la resistenza, ecco, questo è il termine giusto, attraverso la resistenza che poniamo rispetto a ciò che è la nostra vita attuale, quindi rispetto a ciò che è il momento presente. E questo è fondamentale. E qui mi riallaccio al discorso che ho fatto l'altra volta, quello della precedente diretta video, in cui ho parlato di consapevolezza, e vi ricordate, non mi ricordo se in risposta ad una domanda, comunque ho introdotto proprio il concetto che comunque sia dobbiamo prenderci la responsabilità, cioè non dobbiamo, è chiaro, il verbo dovere non esiste, è chiaro che ognuno è libero di fare quello che vuole. Però come ho detto l'altra volta, nel momento in cui noi scegliamo, perché di scelta si tratta, nessuno ci obbliga, nel momento in cui scegliamo di fare un percorso e soprattutto se desideriamo che la legge attrazione funzioni per noi, la prima cosa che dobbiamo fare è prenderci la responsabilità di tutto ciò che accade nella nostra vita. Tutto, tutto, anche quello che non ci piace. Non possiamo dire sì, io creo la mia realtà, voglio la villa con piscina, voglio la Ferrari, e poi il vicino di casa fa rumore e quindi è un puntino puntini. Non funziona così. Se vuoi creare la Ferrari, allora prenditi le responsabilità, cioè dichiara che tu sei un creatore. Attraverso l'accettazione del fatto che tu abbia creato anche e soprattutto le cose che oggi fanno parte della tua vita. A partire dal vicino di casa che magari non ti piace, alla tua suocera o non so chi altri, magari in questo momento non è di tuo gradimento, al tuo datore di lavoro o quant'altro. Sono cose che hai creato tu, chiaro, no? Abbiamo creato noi, quindi è chiaro che nel momento in cui noi diciamo no, è colpa dell'altro quello che mi sta accadendo, noi stiamo letteralmente dicendo all'universo, io non creo la mia realtà. Questo è il messaggio che arriva all'universo, questo è l'unico messaggio che arriva all'universo. L'universo cosa fa? Beh, vi ricordate, no? Come dico sempre, il genio blu, no? Quello a braccia conserte che ci guarda dall'alto e aspetta i nostri comandi. Dirà obbedisco padrone, perché lui è un servitore, non può dire no, questa cosa non gliela do perché potrebbe farle male o potrebbe non essere di suo gradimento. No, no, quello semplicemente nel momento in cui noi diciamo io non posso creare la realtà lamentandoci di quello che abbiamo creato, perché questo è quello che facciamo. Chiaramente quel genio dirà obbedisco padrone. E obbedisco padrone cosa vuol dire? Vuol dire ci porterà quello che abbiamo chiesto, quindi ci porterà il fatto che non possiamo creare la nostra realtà e che quindi ne saremo succubi e che quindi subiremo sempre e comunque le avversità, magari le angherie di altre persone. Qui ci posso mettere la sfiga, la crisi, il governo, no? Ognuno ha qualche lamentela da fare.
Oggi basta leggere su Facebook le varie cose che vengono postate, c'è cioè di tutto e di più, insomma, appunto, dal governo alla crisi, insomma, potrei fare un elenco lunghissimo, fino ad arrivare a quello magari al vicino di casa, appunto, che fa rumore di notte piuttosto che mettiamoci tutto quello che volete. Ecco, questo è il primo errore che facciamo. E siccome appunto l'universo, ve l'ho detto prima, ma ve lo dico per esperienza, perché per primo l'ho sperimentata questa cosa, siccome l'universo vi porterà sempre e comunque in maniera perfetta quello che voi chiedete, in maniera perfetta, è chiaro che vi porterà esattamente quello che voi state chiedendo. Quindi se voi dichiarate di non essere creatori dell'universo, come pensate poi che la vostra richiesta di quella bellissima villa con piscina o di quella Ferrari vi possa essere esaudita? Capite che è un controsenso, no? Assolutamente un controsenso. Scusate se questa cosa la dico spesso, però purtroppo mi rendo conto che comunque le lamentele sono sempre tante, ma sono lamentele che accadono principalmente per un motivo, e qui rientra il discorso della consapevolezza, che è il nome di questo gruppo. Noi ci lamentiamo soprattutto perché non siamo presenti a noi stessi. Perché la lamentela scatta automaticamente, come un meccanismo automatico, siamo dei robot, è come se avessimo appunto dei pulsanti, no? Qui in bella vista, pulsanti con sopra scritto rabbia, lamentela, gioia, anche cose belle, no? Gioia e quant'altro. E gli altri possono semplicemente premere questi pulsanti a loro piacimento. Cioè, se volessi far arrabbiare una donna è facilissimo, basta dirle che ne so, che è ingrassata. A un uomo basta dire che ce l'ha piccolino, magari, no? E quello si offenderà subito. Ecco, no, per dirvi, chiaramente sto scherzando, è soltanto per dirvi però che comunque questo in parte è vero, perché? Perché appunto abbiamo questi pulsanti davanti e chiunque può venirli a spingere. E noi meccanicamente, esattamente come farebbe un robot che agisce in base ad un programma, noi esattamente come un robot che agisce in base ad un programma, scattiamo in base a quello che ci accade, o in base a quello che ci viene detto, o in base a quello che ci fanno. Senza minimamente pensare che forse quel meccanismo automatico che scatta in qualche modo può essere, non dico bloccato, perché questo vorrebbe dire reprimere magari la nostra rabbia, che è l'ultima cosa da fare, ma potremmo semplicemente controllarlo, cioè potremmo osservarlo. Questo andrebbe fatto. Cioè, nel momento in cui ci scatta la rabbia per qualche cosa, io per primo non ci riesco sempre, quindi non sono il perfettino che sta dicendo che, perché anch'io cado purtroppo in questo errore molte volte, però cerco il più possibile di osservarmi, di osservare le mie reazioni. Ci provo, poi magari non ci riesco sempre, ma comunque ci provo. Ecco, purtroppo le persone nemmeno ci provano, molti nemmeno lo sanno che si può fare, ma considerate per esempio quella rabbia. La rabbia si può eliminare in un secondo, in un batter d'occhio. Basta osservarla, basta mettersi lì a osservare la propria rabbia e semplicemente guardarla come se fossimo estranei a quella rabbia. Si può fare, non dite, ah sì, vabbè, ma se quello che so, mi ha calpestato il piede, sono arrabbiato perché il piede mi fa male. Sì, d'accordo, ok, però se iniziate a fare questo esercizio, tutte le volte che in qualche modo c'è qualcuno o qualcosa che vi dà fastidio, vi renderete conto che questa cosa è possibile farla. Ma non solo vi rendete conto che è possibile osservare la propria rabbia, ma se lo fate, vi rendete anche conto che la rabbia svanisce in 2 o 3 secondi, semplicemente. E quando lo fate, poi vi rendete conto che questa cosa è bellissima, perché è chiaro che piuttosto che essere in preda alla vostra rabbia, vi rendete conto che potete in qualche modo rasserenarvi subito in maniera veramente quasi istantanea. Fatelo questo esercizio, perché è comunque un esercizio molto simpatico e ve lo consiglio. E questo serve anche per la legge dell'attrazione, non sto andando fuori tema rispetto alla diretta della serata, perché in realtà osservare la propria rabbia vuol dire essere consapevoli di quello che accade nella nostra mente. E questo essere consapevoli, se ripetuto più volte, tutti i giorni, il più possibile, tutte le volte ce ne ricordiamo, poi non è che dobbiamo stare lì ossessionati a guardare queste cose, però se quando accade è bene che accada, ebbene vi renderete conto che questo osservarsi diventerà sempre più un'abitudine. Far diventare questa cosa un'abitudine cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo incidendo nel nostro inconscio un nuovo modo di pensare. Non pensate all'inconscio come se fosse qualcosa di inesplorabile, immodificabile, ah sì, ho avuto quel trauma da bambino, quindi il mio inconscio ora è così e basta. No. Poi
possiamo fare delle cose per poter incidere nuovi solchi in quell'inconscio, l'ho detto anche l'altra volta, ma questo appunto è attraverso quei solchi poi che andiamo a creare la nostra realtà, capite? Quindi è chiaro che l'abitudine a lamentarci delle cose si traduce poi nell'abitudine a dichiarare di non essere responsabili di quello che ci accade e quindi si tramuterà nell'abitudine a non poter controllare la nostra vita, a credere di non poter controllare la nostra vita. E questa credenza è quella che crea la nostra realtà. Noi creiamo la realtà in base alle credenze, non in base a quello che desideriamo, ma in base a ciò che crediamo. Quindi capite che l'osservazione di se stessi, quindi la consapevolezza di quello che accade nella nostra mente, è la primissima cosa per far funzionare la legge dell'attrazione. Questo è l'altro messaggio che volevo darvi, è l'altro, se volete, l'altro, non so se chiamarlo trucco, perché non è un trucco, è un esercizio, è un modo di fare, è un'abitudine che bisogna prendere. Poi ripeto, dico bisogna, non è che poi c'è qualcuno lì che vi sgrida se non lo fate, ognuno di noi è libero di fare quello che vuole. Però è chiaro che se state qui questa sera ad ascoltarmi, evidentemente siete interessati alla legge dell'attrazione, vi piacerebbe farla funzionare nella vostra vita, bene, non basta chiudere gli occhi e guardare e osservare la villa e immaginare la villa, ma bisogna partire da questo, bisogna partire da una consapevolezza, la consapevolezza di essere i creatori della propria esistenza. E questo lo si può fare solo ed esclusivamente attraverso la non lamentela e quindi attraverso il fatto che osserviamo la nostra mente tutte le volte che tenderà automaticamente a lamentarsi, a comunque esprimere rabbia, a esprimere comunque risentimento, eccetera, eccetera. Questo lo si può fare soltanto attraverso l'esercizio. È un po' come, che so, tentare di alzare 100 kg tutti in una volta. Non ci riuscireste mai. Io per primo mi spaccherei la schiena se provassi ad alzare 100 kg tutti quanti insieme. Invece andando magari in palestra, alzando un giorno 10 kg, poi il secondo giorno 12 kg, poi 15, poi 20, poi 30, poi 40, magari dopo un mese o dopo 2 mesi riusciremo tranquillamente ad alzare anche 100 kg senza romperci nessun muscolo. E questo vale chiaramente anche per la mente. La mente è un muscolo, anche se non è fatto di muscoli come dal punto di vista fisico, però è come se fosse un muscolo. Perché? Perché è fatta di abitudini la mente, è brava a fare ciò che le è stato insegnato durante gli anni, è brava a ripetere le abitudini, questo è il concetto. E allora inseriamo le abitudini giuste, non quelle sbagliate, inseriamo le abitudini che vogliamo che diventino realmente le nostre abitudini. Iniziamo a pensare davvero che la lamentela va osservata, non va subita, la rabbia va osservata, non va subita. Se noi iniziamo ad osservare e quindi non subire i nostri pensieri, questo si traduce automaticamente in non subire più la realtà, non essere più succubi al 100% di quello che ci accade. Perché? Proprio perché i pensieri, vi ricordo, diventano cose. Quindi i nostri pensieri si traducono prima o poi in qualcosa che andiamo a sperimentare, ok? Quindi questo è molto importante, volevo sottolinearlo. Ora, vi avevo promesso nella spiegazione, scusate, nell'introduzione di questo video che avrei parlato anche di fisica quantistica proprio per spiegarvi un po' quali sono i meccanismi. Chiaramente non vi starò qui a parlare troppo di fisica quantistica perché vi annoierei, oltretutto nel mio ultimo libro, La realtà ultima, ne parlo approfonditamente, quindi potete sicuramente approfondire questi temi perché lì ne parlo davvero in modo molto approfondito. Però un po' di accenni mi piacerebbe farli perché appunto per chi magari non ha mai letto quello che io scrivo, comunque per chi si sta ancora chiedendo, o magari chi ha letto quello che scrivo e non ci ha capito niente perché magari non ha trovato la mia scrittura particolarmente chiara o semplice da comprendere, beh, chiaramente io mi piace appunto andare a parlare un po', vi accennerò un po' a quello che in qualche modo sono i meccanismi con cui la realtà funziona. Questo perché? Perché sì, vi si può dire di tutto, no? Che appunto noi creiamo la realtà e ci crediamo tutti, se siamo qui ci crediamo, possiamo pensare, appunto, i pensieri diventano cose, bellissimo, bella, bella, bella frase, ma poi alla fine il problema qual è? Il problema è che poi c'è sempre una vocina qua dentro nella mente che ci va a ricordare, ma guarda che non è vero, ma guarda che tu poi domani mattina devi alzarti e andare a lavorare, perché se tu non vai a lavorare i soldi non ti arrivano. No, oppure che so, uno che ha perso il lavoro dirà: ma che cavolo stai dicendo? Io sto pensando tutti i giorni di avere un bel lavoro, invece non ce l'ho, no? E cose di questo genere. Proprio perché la vocina, quella della mente razionale,
che è un po' è il filtro, se volete, no? È il filtro che fa arrivare all'inconscio soltanto le cose che lei ritiene vere e tutto il resto lo blocca, chiaramente blocca il concetto che noi siamo i creatori della realtà. Perché? Perché poi la realtà che uno vede con i propri occhi è un'altra realtà, una realtà in cui magari accadono cose, anche quelle che non vogliamo, non pensiamo, crediamo erroneamente, ma purtroppo lo crediamo, al fatto che non siamo completamente i controllori, tra virgolette, di quello che ci accade. O comunque gli artefici, e quindi quella vocina sta lì, è chiaro che quando quella vocina sente Paolo Marrone che dice che siamo creatori della nostra realtà e che siamo esseri divini, e in quanto divini siamo esseri potentissimi, beh, quella vocina qualche dubbio gli viene, chiaramente, no? E anche se non si manifesta in maniera esplicita quella vocina, però sottofondo c'è quel dubbio, no? Che dice, vi fa pensare, sì, vabbè, ma questo, ma che cavolo sta dicendo? Ebbene, io uso la fisica quantistica proprio per scardinare un po' questa resistenza, proprio perché la fisica quantistica, io la racconto appunto partendo dai concetti, di alcune teorie che poi sono state dimostrate realmente nei laboratori di fisica quantistica. Quindi sono cose che vengono addirittura spiegate nell'università, di conseguenza, in qualche modo, quello che vado raccontando è, se volete, uso la fisica quantistica come appunto un gancio il più possibile veritiero per la mente razionale, perché chiaramente se io racconto di un esperimento di cui si parla nei libri di fisica, la mente razionale non può dire non è vero, non può dire cosa stai dicendo, no? Non può dire che questa cosa è falsa, perché non so, è stata sperimentata, è stata verificata da tanta gente. Allora, è chiaro che io il concetto principale che porto quando parlo di fisica quantistica è proprio quello relativo alla, vi ricordate perché avete sicuramente letto tantissime volte, sia da me che da altri, non sono certo il primo a dirlo, l'esperimento delle due fessure, che è l'esperimento principe, se volete, quello a cui tutti quanti più o meno si riferiscono tutte le volte che parlano di creazione della realtà e tentano di spiegarla attraverso la fisica quantistica. Io però qui voglio spiegarvela un po' in un modo, non dico diverso, ma comunque voglio farvi vedere la cosa da un punto di vista un po' diverso rispetto a quello che magari potete trovare in altri testi, in altre spiegazioni magari simili a questa. Se ricordate, lì in quell'esperimento gli scienziati si sono resi conto che nel momento in cui una particella non viene osservata, cioè quando si spengono i sensori di quell'esperimento, la particella smette di comportarsi come particella, appunto, ma inizia a comportarsi come un'onda, come un'onda che quindi non sta in un punto ben preciso, localizzabile, non si può dire sta qui e non sta di là, perché un'onda, appunto, come ben sapete, un'onda occupa l'intero spazio, sta praticamente dappertutto. Come fa una particella a stare dappertutto? Beh, quando non viene osservata, una particella di fatto potremmo dire che non esiste, praticamente, perché? Perché quell'onda non è la particella. Cosa rappresenta quell'onda? Beh, quell'onda, se voi andate a leggere i libri di fisica quantistica, vi diranno che quell'onda rappresenta la probabilità di trovare una particella in un certo punto dello spazio-tempo nel momento in cui quella particella viene osservata. Ora capite che quindi quell'onda è in realtà che cosa? È la descrizione di una probabilità, quindi non è la particella, è la probabilità di trovare la particella. Ma un'onda descritta in questo modo non è nient'altro che cos'è? Una formula matematica. Se andate a vedere nei libri di fisica troverete una bella formula, complessa a piacere. Adesso non ve la racconto perché è molto complessa, ma non saprei nemmeno raccontarvela perché non me la ricorderei a memoria. In cui semplicemente voi andate a calcolare, potete calcolare se volete, la probabilità di trovare una particella in un certo punto dello spazio nel momento in cui l'andrete ad osservare. È soltanto una probabilità, appunto, che si traduce appunto in una formula, in qualcosa che non è tangibile. Io non posso toccare una formula. Io dico sempre la battuta: chi di voi ha mai visto una formula camminare per strada? Oppure se aprite il vostro cassetto, ci trovate una formula che vi guarda e, no, e dice, vi dice: io sono la particella. No, chiaramente no. Una formula è qualcosa di astratto, una cosa rappresenta qualcosa, è la rappresentazione di qualcosa. Una formula matematica è la rappresentazione di un concetto. Ci siete? Cos'è quindi? Ma cos'è un concetto? Un concetto è un'idea, potrei dire che è un pensiero addirittura. In realtà quell'onda cosa fa? Non fa altro che rappresentare il concetto di particella. Proprio perché mi sta descrivendo come potrei, parlo al condizionale perché tale è, potrei trovare, dove potrei trovare una particella nel momento in cui tento di osservarla.
E quindi è chiaro, capite, che quindi quella roba lì, quell'onda lì, non ha niente a che vedere con qualcosa di fisico, di tangibile, di misurabile. È qualcosa di assolutamente astratto, che non sta da nessuna parte, anzi, sta dappertutto in realtà. È al di fuori del tempo e dello spazio, se ci pensate. Mentre la particella è costretta all'interno del tempo e dello spazio, perché in un certo momento può stare in un certo punto dello spazio e non può stare in due punti diversi contemporaneamente, no? Lo sapete perfettamente, esiste un principio fisico che vieta che una stessa particella possa occupare due punti diversi dello spazio-tempo. Un'onda no, un'onda non sottostà a queste regole, un'onda può stare dappertutto contemporaneamente, tant'è che nell'esperimento delle due fessure, quell'onda cosa fa? Passa contemporaneamente nelle due fessure, creando le famose figure di interferenza, quelle bande luminose che sono, per chi ha letto l'esperimento lo sa, che vengono proiettate in fondo allo schermo dell'esperimento. Quindi quell'onda lì cos'è in realtà? Pensateci un attimo. L'ho detto prima, se è un qualcosa che descrive una cosa concreta, che è la particella, ma la descrive solo, non è la particella, la descrive. Cos'è quella roba lì? Quell'onda è il concetto di particella, appunto. È il pensiero, se volete, che rappresenta la particella. Ecco che quindi, attraverso l'esperimento delle due fessure, noi possiamo vedere il mondo come composto da due livelli. Un livello, diciamo inferiore, chiamiamolo così, che è il mondo materiale, quello che tocchiamo, le particelle, no? Gli oggetti, questo computer che è davanti a me, la vostra sedia su cui siete seduti e quant'altro, il vostro corpo stesso fa parte di questo livello, e un altro livello superiore, che è il livello delle, potremmo chiamarle forme pensiero? Sì, probabilmente è un termine giusto. Quindi, c'è il livello delle forme pensiero, c'è il livello dei concetti, che descrivono che cosa? Descrivono ciò che si materializza al livello più basso, al secondo livello. Quindi in realtà, scusate il gioco di parole, la realtà è composta di due livelli. Un livello appunto astratto, un livello immateriale, chiamatelo spirituale, come volete voi, un mondo fatto soltanto di forme pensiero, fatta di pensieri, di nient'altro, nulla di tangibile, che sta al di fuori dello spazio e del tempo, proprio perché un'onda, un pensiero, un concetto non è legata allo spazio o al tempo. Se io racconto un'idea ad un altro, non ne perdo, non è che ne ho di meno perché l'ho data all'altro. Un'idea, un concetto si può moltiplicare infinite volte, no? E se io regalo un concetto a qualcuno, quel concetto diventerà anche dell'altro, ma io non lo perdo. Se io invece prendo una mela e la do a un'altra persona, io non ho più la mela, ok? La mela ce l'avrà l'altro, no? Ecco, quindi capite che i due livelli hanno proprio regole fisiche diverse, rispondono proprio a leggi completamente diverse. Nella parte superiore, nella parte, diciamo, delle forme pensiero, come ho detto prima, non c'è né spazio né tempo. Proprio perché un pensiero, beh, lo sappiamo tutti quanti, un pensiero, un concetto, un'idea, chiamatela come volete, non è soggetta al tempo. Io potrei mettermi lì e, che so, immaginare di vivere nel Medioevo, piuttosto che vivere invece nel futuro, nel 3000 d.C., piuttosto che viaggiare su un'astronave intorno alla Luna, piuttosto che andare a visitare Marte con il pensiero. Cosa che non posso fare fisicamente, o perlomeno non è così facile farlo fisicamente. Allora, viaggiare nel tempo non è proprio possibile. Andare su Marte sì, forse è possibile, ma comunque non è così semplice farlo in maniera fisica, perché comunque ci vuole un'astronave, ci vuole insomma una tecnologia che forse oggi nemmeno abbiamo. Ecco, e quindi capite che il pensiero, l'idea, il concetto, io uso tutti questi termini come se fossero sinonimi, per me sono la stessa cosa. Cosa sono? Sono semplicemente appunto delle entità, chiamiamole così, che non sottostanno alle leggi della fisica che regolano invece il mondo fisico, il mondo degli oggetti. Un mondo oggetti dove appunto un oggetto non può stare contemporaneamente in due posti diversi, dove c'è la legge fisica che vieta per esempio che una particella possa viaggiare più veloce della luce, in base alla teoria di relatività di Einstein, piuttosto che, e potrei raccontarvi tante altre cose, ma comunque sono leggi che conosciamo perché sono quelle più familiari forse, perché sono proprio leggi con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, no? Legge di gravità, velocità, eccetera, eccetera. Il tempo, no? Tutti sappiamo che il tempo qui, da questa parte qui, sembra esistere, dico sembra esistere perché in realtà è soltanto una costruzione mentale, ma in realtà sembra esistere, tant'è che io sto parlando da non so quanti minuti, il tempo è trascorso, no? Il nostro orologio ha fatto, le nostre lancette dell'orologio hanno fatto dei giri dal momento in cui ho iniziato a fare questa diretta. Se
Se prendete un treno da Roma a Milano, ci metterete, oggi col treni veloci, ci metterete 3 ore più o meno, ma di meno di quello non potete, perché appunto il treno ha una certa velocità, eccetera, eccetera. Quindi siete legati ai concetti di spazio e tempo. La materia è legata ai concetti di spazio e tempo, cosa che invece non è per le idee e i concetti. Però attenzione, perché quella particella, proprio perché gli scienziati hanno scoperto che hanno chiamato il momento in cui la particella compare, l'hanno chiamata il collasso della particella. Questo vuol dire che per poter avere una particella, scusate, il collasso dell'onda, scusate, ho sbagliato il termine, la chiamano il collasso dell'onda, cioè cosa vuol dire? L'onda semplicemente è come se collassasse, cioè da occupare tutto lo spazio possibile va a occupare soltanto un puntino infinitesimale che è la particella. Quindi è come se collassasse, no? Collassasse in un solo punto. Capite che in realtà la particella non può apparire, non può esistere, se prima non c'è che cosa? L'onda. Ma cos'è l'onda? L'onda è il concetto che la descrive, la particella. Quindi la particella non può esistere se non c'è prima un concetto, un'idea o un pensiero che la descrive. Quindi qualunque oggetto noi vediamo nel mondo materiale, questa ripeto, fisica quantistica fino a prova contraria, qualunque oggetto noi abbiamo, compreso il nostro corpo, qualunque oggetto, perché anche il nostro corpo è fatto di particelle, è fatto di cellule, di molecole, di atomi, eccetera. Quindi capite che qualunque cosa, dal nostro corpo al computer che ho qui, alla sedia sotto il mio sedere, al mio tavolo, le tende alle mie spalle, qualunque cosa può esistere solo ed esclusivamente se viene prima pensata, capite? Cioè soltanto se prima esiste quell'onda famosa, ma quell'onda abbiamo visto è soltanto un pensiero, un concetto, un'idea, niente di tangibile. E quell'onda, quel pensiero, quell'idea, quel concetto vive in un mondo, in un livello diverso rispetto al livello in cui vivono le cose materiali. Ma capite che il secondo livello, quello delle cose materiali, è di fatto una conseguenza del primo livello. Cioè, se qualcosa non esiste al primo livello, in forma di concetto, di idea o di pensiero, non può esistere nel secondo livello. È per questo che c'è una frase bellissima che non ricordo dove l'ho letto, ma la dico sempre, ma comunque prima o poi la ritroverò e saprò dove l'ho letta, che dice appunto: noi siamo un pensiero d'amore nella mente di Dio. Cioè, noi stessi, il nostro corpo, quello che siamo di fatto, non può che essere un pensiero. Un pensiero d'amore, chiaramente, perché noi nasciamo da un pensiero d'amore. Quindi siamo semplicemente un pensiero all'interno di una mente con la M maiuscola, che è la mente appunto di Dio. Poi, chiaro, io uso il termine Dio, chi potrebbe non credere al concetto di Dio, quindi chiamatelo come volete, chiamatelo vero sé, chiamatelo universo, chiamatelo, insomma, i sinonimi sono tanti. Però fatto sta che dal punto di vista fisico, nulla, e ribadisco nulla, potrà mai esistere se prima non è concepita a livello di pensiero. E quindi ecco che il mondo è fatto di 2 livelli. Noi in realtà con i nostri sensi vediamo soltanto il secondo livello, quello delle cose materiali. Ma abbiamo una grossa potenza, perché? Perché noi in realtà apparteniamo al primo livello come? Beh, semplicemente attraverso il fatto che abbiamo una mente, abbiamo una coscienza, non abbiamo. È sbagliato dire abbiamo, scusate, siamo coscienza, noi siamo letteralmente la coscienza che crea il mondo. Ecco perché dico siamo esseri divini, siamo potentissimi. Perché tutto ciò che vediamo, la nostra vita, tutto ciò che ci accade, dagli oggetti alle persone che incontriamo, agli avvenimenti che ci accadono, a tutto quello che c'è, metteteci tutto, letteralmente tutto, non sarebbe mai potuto accadere nella nostra vita se non l'avessimo prima concepiti a livello mentale, a livello di pensiero. È chiaro che poi i pensieri ricorrenti, come dicevo prima, cioè quelli che si incidono nel nostro inconscio, sono quelli più potenti e che quindi agiscono per primi nella nostra vita, perché sono appunto quelli che hanno una potenza più forte, sono quelli che ci ripetiamo da tanto tempo. Cioè, se una persona si ripete fin dalla nascita che è uno sfigato e che quindi non gli accadrà mai nulla di buono nella vita, beh, capite che quel pensiero ripetuto per anni e anni e anni, alla fine gli fa un solco talmente profondo nel suo inconscio che lui in realtà vibra con quel pensiero a una tale potenza che di fatto poi quello gli accade, sarà uno sfigato per tutta la vita, è chiaro, no? Se non invertirà, se non tenterà di invertire quel pensiero in qualche modo. Quindi capite che questa è la legge dell'attrazione, esattamente questa. Vi sto spiegando dal punto di vista fisico, mettendo in gioco la fisica quantistica, quella che oggi tutti quanti noi chiamiamo la legge di attrazione.
Legge di attrazione è semplicemente il risultato di un meccanismo fisico, un meccanismo diciamo quasi banale, in cui semplicemente una parte del mondo, quella che vediamo, non può esistere se prima non c'è un'altra parte, una parte più eterea, una parte che non ha fisicità, che non esiste nello spazio e nel tempo, che quindi è slegata da questi concetti. Allora, scusate, vorrei un attimino vedere se c'è qualche domanda intanto. Scusate, intanto sposto. Sia col cellulare con cui sto trasmettendo e intanto guardo anche il PC dove ho la diretta perché vorrei vedere se c'è qualche domanda. Allora. Beh, se le domande scrivetele comunque, adesso cercherò fra i vostri commenti, ma se avete domande da fare, fatele, in questo momento mi scorrono davanti, quindi approfittate di questo momento qui, perché così magari possiamo interagire, non mi va di fare un monologo di 2 ore, perché poi alla fine vi annoierei soltanto. Allora, Massimiliano mi dice... Forse dovresti approfondire di più il concetto di libero arbitrio. Si fa presente da esperimenti che il pensato si genera dopo quasi 700 millisecondi che le informazioni sono state già elaborate dal corpo biologico. Quindi se il corpo biologico ha già scelto la risposta, è solo dopo quasi 700 millisecondi... sì, ho capito a cosa ti riferisci. Esiste un esperimento, anzi grazie a Massimiliano che me lo hai ricordato, esiste un esperimento in cui semplicemente uno scienziato, non ricordo il nome, scusate, non ricordo proprio il nome, ha fatto un esperimento in cui semplicemente ha collegato degli elettrodi nella mente, nel cervello, nella testa di persone appunto che si sono prestate a questo esperimento e ha chiesto a queste persone di immaginare di fare una qualche azione, che so, alzare un braccio piuttosto che spingere un pulsante, qualunque cosa, e ha registrato all'interno di un sistema appunto che registrava tutti quanti i segnali elettrici del cervello, ha registrato quello che accadeva nel cervello nel momento in cui queste persone pensavano di fare un'azione. Ebbene, si è reso conto questo scienziato che in realtà le persone nel momento in cui esprimevano il desiderio di fare qualcosa, per esempio alzare un braccio o spingere un pulsante, in realtà il pennino della macchina collegata agli elettrodi faceva un salto qualche millisecondo, qui Massimiliano dice 700 millisecondi, non mi ricordo esattamente questo il tempo, ma comunque sì, potrebbe essere. Insomma, un po' di millisecondi prima c'era il pennino che registrava questa decisione, ma prima che le persone avessero preso coscienza di quella decisione. Ecco perché Massimiliano quindi ne parla a proposito del libero arbitrio. Semplicemente io questa cosa qui l'ho spiegata, la spiego in un altro modo, diciamo che per me non ha molto a che fare con il libero arbitrio, cioè non è la spiegazione del fatto, non è la giustificazione del fatto che non abbiamo libero arbitrio, attenzione, non è questo. Il fatto che il cervello registri un impulso prima che noi abbiamo che siamo coscienti del fatto di aver preso quella decisione, non vuol dire qualcun altro, qualcos'altro, prende la decisione al posto nostro. Attenzione a questo. In realtà quello che accade cos'è? È che il nostro cervello è una grossa antenna. Noi pensiamo che i pensieri siano i nostri, in realtà non sono i nostri. Noi non facciamo altro che captare pensieri. Quali pensieri captiamo? Beh, captiamo i pensieri che sono in sintonia con quello che è il nostro essere, in quel momento lì. Ci avete fatto caso? Siete arrabbiati? Qualcuno vi ha fatto qualcosa di brutto, voi siete talmente arrabbiati che non riuscite a uscire fuori dalla rabbia. Proprio perché siete arrabbiati talmente tanto che attirate a voi altri pensieri di rabbia. In quel momento voi siete un'antenna che capta tutto ciò che ha a che fare con la rabbia. Perché? Perché siete arrabbiati, state vibrando con la rabbia. Addirittura tanto che se qualcuno viene lì e vi dice: ma no, dai, non ti preoccupare, non è successo niente di grave, voi vi arrabbiate ancora di più, no? Perché gli dite: ma che cavolo ne sai tu, no, di quello che mi è successo? Come ti permetti di dirmi che non è successo nulla? Perché trovate qualunque pretesto per essere ancora più arrabbiati. Cosa sta succedendo in quel momento? Succede semplicemente che la vostra mente sta captando semplicemente, esattamente come farebbe un'antenna di una radio. Se voi sintonizzate la vostra radio sui 103 MHz, ascoltate l'unica stazione radio che sta su 103. La stazione che sta trasmettendo in quel momento a 100 o a 98 non l'ascoltate, non la potete sentire.
Ebbene, la vostra mente funziona così. Voi siete semplicemente noi tutti siamo delle grosse antenne che captano continuamente pensieri, sensazioni, emozioni e quant'altro. Quindi in realtà questo esperimento credo, è una mia interpretazione, è chiaro, prendetela come tale, non voglio assolutamente che ci crediate a tutti i costi, però secondo me questa è semplicemente poi la dimostrazione del fatto che noi siamo queste antenne. Quindi in realtà noi captiamo il pensiero di muovere una mano. Ma attenzione, il libero arbitrio c'è, come se c'è. Perché? Perché noi capitiamo tantissime cose, ogni secondo noi capitiamo milioni di informazioni, non soltanto una. Però cosa facciamo? C'è una parte della nostra mente che filtra queste informazioni. Quindi cosa fa? Non fa nient'altro che decidere quale vogliamo in qualche modo portare avanti, a quale credere in qualche modo, no? Quindi a quale dare seguito, mettiamola così, rispetto a quelle che invece scartiamo. Ecco, questo è il libero arbitrio, secondo me. Cioè, il libero arbitrio è semplicemente quella cosa che ci dà la possibilità, ci dà il potere, che è un potere infinito, enorme, di scegliere quali pensieri, non quali pensieri fare, attenzione, perché come ho detto prima, li captiamo i pensieri, ma quali pensieri trattenere, a quali pensieri dare seguito. Come nel caso dell'esperimento, diamo seguito alzando il braccio, perché in quel caso era quello il dare seguito, no? Si alza il braccio perché si è deciso che quella è l'azione che vogliamo fare, perché abbiamo captato quell'azione e quindi l'abbiamo deciso che sarà quella l'azione che faremo, piuttosto che so, anche credere non soltanto a pensieri che poi portano a qualche azione, ma anche credere a pensieri che sono semplicemente dei concetti, cioè credere per esempio che siamo dei peccatori e che dobbiamo espiare qualche peccato, che so io, oppure no, il sentirsi in colpa e quant'altro, quindi credere a certe cose che poi ci faranno in qualche modo agire in un determinato modo. Quindi in realtà il libero arbitrio, secondo me, è la nostra facoltà non di fare, non è la libertà di fare, attenzione, il libero arbitrio è la libertà di scegliere i pensieri, la libertà di decidere a quali pensieri dare seguito, questo è il libero arbitrio. Ha a che fare molto con questa puntata, tant'è infatti che ringrazio Massimiliano che me l'ha ricordato, ma perché? Perché cosa ha a che fare con la legge dell'attrazione? Beh, è proprio lì tutto il gioco, no? Se noi osserviamo la nostra mente e quindi siamo presenti, non siamo quelle famose macchinette di cui ho parlato prima, quei robot che stanno lì e meccanicamente si mettono a reagiscono a quello che accade, ma invece esercitiamo il nostro libero arbitrio come? Semplicemente osservando la nostra mente e andandoci a mettere in mezzo fra il pensiero captato e l'azione che ne consegue. Azione che può essere non necessariamente un'azione fisica, può essere anche il fatto che io prenda per buono quello che sto pensando e che comunque lo faccia andare avanti e che quel pensiero non lo scarti, ma lo prenda per buono. No? Se mi racconto che sono sempre sfigato, per esempio, quello è un pensiero che sto captando. Perché mi sono sintonizzato sull'essere sfigato, perché magari me lo ripeto tantissimo tempo, mi ci sento sfigato, ma quel pensiero che capto io gli do seguito come? Dandogli credibilità. Non essendo presente a quel pensiero, quindi non dicendo no, questo pensiero lo scarto perché io non sono sfigato, è una cosa falsa, è una credenza che io ho creato nel tempo, ma non è vera, perché in realtà sono un essere divino, questo dovrei fare, no? Se facessi un vero lavoro di osservazione. Quindi scartare quel pensiero e fare cosa? E sostituirlo subito, quindi vuol dire sceglierne un altro, questo vuol dire, no? Perché li captiamo i pensieri, quindi sceglierne un altro fra quelli che captiamo che sia invece un pensiero positivo, un pensiero di forza, un pensiero che ci dà energia. E invece non lo facciamo. Perché non lo facciamo? Per il semplice motivo che non stiamo lì ad osservare la nostra mente. Quindi non esercitiamo il libero arbitrio, siamo delle antenne passive che captano tanti pensieri. E chiaramente tutti questi pensieri arrivano poi ad essere attuati da noi o attraverso delle azioni, perché poi facciamo delle cose credendo a quello che pensiamo. Quando per esempio dobbiamo prendere una decisione, no? Magari dobbiamo prendere la decisione fra rimanere nel lavoro che non ci piace, in cui magari vorremmo dar fuoco al nostro datore di lavoro, poverino, dar fuoco tanto chiaramente in forma non fisica, soltanto così col pensiero, perché non dobbiamo far male a nessuno, piuttosto invece che magari seguire quel nostro istinto che ci porta a fare un'attività in proprio, in cui magari possiamo fare la cosa che ci piace fare, la nostra passione che magari nutriamo da tantissimi anni. Ecco, in questa decisione potremmo essere governati dalla paura, potremmo essere governati da quello che ci hanno detto, ma guarda che è pericoloso prendere una decisione del genere, ma è un lavoro fisso, ma chi te lo fa fare?
pensaci due volte, ecco. Quindi il dare seguito per me vuol dire questo, no? Vuol dire dare credito a quello che in qualche modo la nostra mente arriva, o perché qualcun altro ce l'ha detto, o perché lo captiamo semplicemente dal mondo esterno, in quanto appunto antenne. Quindi questo è per rispondere, spero di aver risposto in maniera esaustiva alla domanda di Massimiliano. Allora, vediamo qualche altra domanda. Allora, Anna Maria, mi dice: non tutti i nostri pensieri si materializzano. Per creare, credo sia necessario che il pensiero sia accompagnato da una forte emozione. Sbaglio? No, Anna Maria, hai perfettamente ragione, è quello che dicevo all'inizio. Non so se hai seguito questa diretta dall'inizio, ma proprio all'inizio parlavo, no, vi ricordate, di quella mia visualizzazione che facevo rispetto a quel residence. In realtà quel pensiero si è materializzato. Io ho vissuto in un residence per 2 anni, in un bellissimo residence. Si è avverato tutto, perfino il fatto che il receptionist alla sera mi salutava con il mio nome e mi dava le chiavi. Ma non si è realizzato che cosa? Non si è realizzato il pensiero di essere ricco, perché in realtà non c'era quel pensiero di essere ricco. In realtà pensavo a quel residence e basta, senza poi sentirmi realmente ricco, no? Quindi. Assolutamente sì, Anna Maria, hai ragione. Allora, non vedo altre domande, o perlomeno non riesco a scorrere tutte quante i vostri commenti, quindi scusatemi se non rispondo a tutti, ma purtroppo Facebook non mi fa vedere tutte quante le vostre domande. E quindi niente, proverò ad andare avanti, poi magari se vedete che una domanda non la leggo, rifatela, non c'è problema. Allora, Lina Mari Rossi dice: Paolo, avevi detto inizialmente che avresti dato consigli su tipi di visualizzazione, grazie. Certo, li darò, tranquilla, io le promesse le mantengo sempre, non dico cose che poi non mantengo. Sono le 21:52, se avete un po' di pazienza, io fra 10 minuti, un quarto d'ora, chiudo la diretta proprio con questi consigli, ok? Quindi vi dirò quali sono le visualizzazioni che secondo me, poi mio modesto parere, non sono la verità assoluta, ma comunque quelle che per me funzionano, ok? Che quindi quelle che in qualche modo ho visto che poi portano qualche risultato. Quindi tranquilla, non ti deluderò. Allora. Ok, non vedo per il momento altre domande, quindi andiamo avanti. Allora, vediamo un po', di completare questo discorso, perché insomma, abbiamo fa fatto tante chiacchiere, abbiamo parlato di fisica quantistica, abbiamo parlato delle due fessure, abbiamo parlato di tante belle cose. Vediamo un po' di capire un po' come, a questo punto, quali sono gli errori che abbiamo già visto, no? Gli errori che in qualche modo facciamo. Bene, vediamo un po' come. Quali sono le buone abitudini, da prendere per iniziare, almeno iniziare a far funzionare bene la legge di attrazione? La prima cosa che vi dico, di fare è quella di scrivere e mettere per iscritto i vostri desideri. Questo non sono il primo a dirlo, chiaramente è quasi una banalità perché ve lo dicono tutti, immagino. E conoscete perfettamente 101 desideri di Sibaldi, anzi è un video bellissimo, vi consiglio di vederlo se non l'avete ancora visto, su YouTube, è facilissimo, è gratuito. Andate su YouTube, cercate 101 desideri Sibaldi e vi verrà fuori il video che dura una mezz'oretta, veramente vale la pena vederlo. E mettete in pratica quelle cose, perché vi assicuro funzionano quelle cose lì. Vi racconto questo altro episodio che ho già, anche questo qui l'ho raccontato più volte, quindi magari molti di voi già lo conoscono. Proprio mentre stavo facendo i 101 desideri di Sibaldi, una delle prime volte, considerate poi io 101 desideri li ho fatti almeno 2 o 3 volte. Perché vanno rifatti dopo un po', lo stesso Sibaldi dice, vanno stracciati tutti i desideri dopo un po' e vanno riscritti, perché quello in realtà è un lavoro, è un esercizio di crescita personale, chiaramente non è un esercizio soltanto di legge di attrazione, anzi, poi le cose accadono anche, vi arrivano anche quei desideri, ma è un di cui, se volete, è una conseguenza piacevole, ma soltanto una conseguenza, in realtà il vero scopo è un altro. Quindi vabbè, insomma, stavo facendo questi 101 desideri e fra i vari desideri ho scritto appunto che voglio un attico di 140 metri quadri vicino Villa Panfili. Per chi abita a Roma forse sa che Villa Panfili è una delle zone più belle di Roma dove c'è tantissimo verde, perché appunto la Villa Panfili è una grossa villa dei signori Panfili, appunto una villa ottocentesca o forse anche settecentesca, enorme, dove c'è tantissimo verde, ci sono proprio, infatti oggi è una villa aperta al pubblico dove si va a correre, è una cosa stupenda.
E chiaramente avere una casa là vicino, oltretutto un attico che dà su Villa Pamphili, immaginate un attico sicuramente molto bello, no? Perché in realtà si sta dentro Roma, ma si vive di fatto nel verde, di fatto, anche se in realtà si vive dentro una città. E quindi immaginate anche che i prezzi di quelle case sono molto alti, perché è chiaro che quella zona è una zona molto ricercata, molto, molto ambita. E io chiaramente, per me quello era un sogno, no? Perché è chiaro che non essendo ricco non potevo permettermi un attico addirittura di 140 metri quadri. E scrissi proprio questo: voglio un attico di 140 metri quadri. Non mi ricordo, ho scritto vicino o di fronte Villa Pamphili, comunque qualcosa del genere. Ho scritto Villa Pamphili non soltanto perché è una bella zona, ma anche perché in quel periodo lì lavoravo in un ufficio che era proprio a 5 minuti di macchina da Villa Pamphili, quindi in realtà era anche comodo per me poter vivere lì perché andavo al lavoro veramente in pochissimo tempo. Ebbene, scrivo questo desiderio fra i 101 desideri, anzi fra i 150, perché in realtà sono 150 quelli che bisogna scrivere, e diciamo quasi me ne dimentico. Un bel giorno, e considerate, proprio esattamente dopo aver lavorato per 2 anni a Parigi, torno a Roma e quindi mi cerco una casa a Roma, perché io tra l'altro vivevo in affitto, quindi non era per comprarla, ma la cercavo per andarci a vivere in affitto, semplicemente. Tra l'altro andare in affitto e non comprare è una scelta dovuta al fatto che non voglio attaccarmi alla casa, è un qualcosa che ho fatto proprio per vincere in qualche modo il mio attaccamento, che ancora oggi, ahimè, è ancora abbastanza forte, quindi devo iniziare a distaccarmi dalle cose. E un mezzo per farlo è anche quello di non avere una casa di proprietà, ma averla in affitto. Quindi torno a Roma, cerco una casa vicino appunto a Villa Pamphili perché il mio ufficio era lì. E inizio quindi a cercare casa, ma non ricordavo nemmeno, forse sì, ricordavo, ma non ci davo più tanto peso al fatto che avessi scritto quel desiderio in quella lista. E quindi cosa ho fatto? Cercavo un appartamento, un normalissimo appartamento, anche perché non potevo permettermi un attico di 140 metri quadri a Villa Pamphili, chiaramente. Cercavo un appartamento, quindi cercavo una casa normalissima, magari nemmeno troppo grossa, che potesse, insomma, in cui potessi vivere tranquillamente. La cercavo chiaramente in una zona limitrofa a Villa Pamphili, forse non proprio lì perché ripeto, lì le case costano abbastanza. Un giorno stavo in ascensore, stavo scendendo, l'ascensore si ferma ad un piano, non mi ricordo più quale, e entra un mio collega che normalmente non è che vedo tutti i giorni, insomma, questo collega lo vedrò forse normalmente ogni tanto, insomma, perché non lavoro con lui, quindi però è una persona che conosco, insomma, e lui sapeva che stavo cercando casa. Considerate, entra in ascensore, non ci vediamo già da diverso tempo, poteva chiedermi di tutto, no? Come stai? Come sta tua figlia? Come va il lavoro? Avrebbe potuto fare qualunque domanda? No. Mi chiede: Paolo, ma hai trovato casa? E io dico: guarda, ancora no, la sto cercando, ho già visto alcuni appartamenti qui intorno, dico, però non ho ancora trovato quello che veramente mi soddisfa, quindi sto ancora cercando. E lui fa: guarda che c'è una nostra collega che sta affittando un attico vicino Villa Pamphili, magari può interessarti. Io lì per lì faccio, non ricordandomi di quel desiderio, faccio: ma no, ma dai, un attico a Villa Pamphili, ma chissà quanto vorrà, quanto costerà. Io non posso, cioè, non voglio vivere per pagare quella casa, insomma, vorrei anche farci altre cose con i miei soldi. E lui fa: no, no, ma dai, che ti importa, chiamala, tanto poi alla fine, se la vai a vedere, se costa troppo, non ti piace, semplicemente non la prendi. Semplicemente non la prendi, che ti importa? Allora, vabbè, dico, tanto non mi costa nulla andare a vedere questa casa. Insomma, chiamo questa nostra collega, tra l'altro la conoscevo, una persona che conoscevo benissimo, e faccio: allora, dico, so che metti in affitto questa casa, dico, senti, ma la posso vedere così per capire un po', anche perché ero già, cioè, pensate, ero andato lì proprio con l'idea di dire, la vedo, tanto sicuramente mi chiederà una cifra enorme, oppure non mi piacerà, e quindi io lo faccio giusto così per togliermi questo sfizio. Insomma, vado a vedere questa casa, entro. Considerate come è un attico, quindi aveva un terrazzo bellissimo, un terrazzo che si affaccia proprio su Villa Pamphili. Cioè, voi considerate che praticamente oltre alla ringhiera ci sono altre due case basse, quindi si vede tutto, e dall'altra parte c'è proprio Villa Pamphili, cioè tutto il verde, quindi semplicemente non si vede il confine, non si vede la città di fatto, benché questo appartamento è dentro la città. Quindi rimango letteralmente allibito, proprio stupito, bellissimo, stupendo, un attico con una vista così, ma chi se la sognava? E chiedo a questa persona: senti, dico, ma quanto è grande quest'attico? E lei mi fa: cioè, guarda, non ti preoccupare, quest'attico, poi a quel prezzo ci metteremo d'accordo. Considera che sono 40 metri coperti e 100 metri di terrazzo. Beh, io sono rimasto letteralmente allibito.
perché lì in quel momento mi è tornato in mente il desiderio che avevo espresso nella lista di Sibaldi, in cui avevo scritto voglio un attico di fronte a Villa Pamphili, o vicino, non mi ricordo, di 140 metri quadri. Cioè, 140. Considerate che poi io quella casa l'ho presa, ci ho vissuto per 4 anni in quella casa. E quindi quando stavo là dentro, poi la prima cosa che ho fatto, secondo voi, qual è stata? Ho preso un bel metro e sono andato a misurare, dico perché sai, i proprietari di solito aumentano la metratura, no? Ti dicono 140, poi in realtà sono 120, no? Per far vedere. No, no, era veramente 40 metri quadri di coperti, vi giuro, vivevo da solo, quindi non avevo bisogno di una grossa casa, 40 metri quadri erano più che sufficienti, e avevo 100 metri quadri di terrazzo, la cui somma, guarda caso, fa 140 metri quadri. Ora, capite che l'universo veramente, cioè, meglio di così non poteva andare. Ho vissuto 4 anni in quella casa, ribadisco, con una vista stupenda, tra l'altro ho fatto anche delle dirette da quella casa, magari qualcuno l'avrà anche viste, da quel terrazzo bellissimo. E ho vissuto 4 anni lì, quindi, ed era uno dei 101 desideri, messi per iscritto, ecco, quindi quel consiglio, per riprendere il consiglio di prima, scrivete sempre i vostri desideri, metteteli per iscritto, mettete su un pezzo di carta, poi il pezzo di carta lo chiudete come ho fatto io, ve ne dimenticate letteralmente, lo mettete in un cassetto, non fa nulla, poi lasciate fare l'universo, non vi dovete preoccupare né di quando né di come, questo è importante, non preoccupatevi di quello che accadrà, perché l'universo, nel momento in cui avete espresso un desiderio, non avete posto delle barriere mentali a quel desiderio, per esempio pensando a non mi arriverà mai questa cosa, l'universo in qualche modo ve la porterà, ok? Quindi questa è la prima cosa importante che volevo dire. Scrivete i vostri desideri, scriveteli, anche adesso, dopo finita la diretta, prendete un bel pezzo di carta, una penna e mettete giù i vostri desideri. Tanto potete sempre cambiarli, mica detto quello che chiedete poi debba essere definitivo, voglio dire, potete anche ripensarci, dopo una settimana non vi piace più un desiderio, lo cancellate e ne scrivete un altro. E comunque andate a vedere 101 desideri di Sibaldi che sono davvero stupendi. Altra cosa fondamentale, benché io per primo dica che la legge di attrazione, appunto, è una legge di attrazione, quindi attraiamo a noi le cose, i desideri. Oppure io uso spesso la parola creare, no? Dico sempre noi creiamo la nostra realtà, io per primo lo dico, quindi se volete sto facendo anche un po' di autocritica. In realtà questo è un modo di dire, chiaramente io uso queste parole anche per farmi comprendere dagli altri, perché trovando altre parole poi potrei rischiare anche di non essere compreso, magari dico attraiamo e dico creiamo perché chiaramente è un modo di dire che tutti quanti abbiamo. Però è importante che anche se usiamo queste parole, non vi sto dicendo di non usarle più, ci mancherebbe, usatele, però bisogna vanno usate sempre con la consapevolezza, appunto siamo nel gruppo ritrovo della consapevolezza, e quindi la consapevolezza è fondamentale, con la consapevolezza che i termini creare o attirare sono termini in realtà sbagliati, che mandano all'universo una vibrazione diversa, esattamente opposta rispetto a quella che noi vorremmo. Perché? Pensateci un attimo, è chiaro che se io dico che voglio attrarre a me qualcosa o creare qualcosa, sto esplicitamente dicendo che quella cosa non ce l'ho. Ok? Voi non volete attrarre a voi, che so, i vestiti che state indossando in questo momento, già ce li avete, giusto? Non ha senso attrarli, li avete, punto. Al massimo li prendete dall'armadio e li indossate semplicemente perché li avete già. Quindi l'attrarre qualcosa nella propria vita presuppone il fatto che quella cosa oggi voi non ce l'abbiate. In realtà il messaggio che arriva all'universo è che quella roba lì voi non l'avete, quindi state vibrando con la vibrazione, con la frequenza della mancanza, non dell'abbondanza. La vibrazione dell'abbondanza presuppone che tutto sia già vostro, come in realtà è, anche se qualcuno potrà dire ma questo è matto, io non ce l'ho la villa con piscina, sì, d'accordo, ma in realtà c'è quella roba lì, ma non sta nel secondo livello, no? Esiste già al primo livello, vi ricordate i 2 livelli di prima, no? In realtà quello che voi desiderate esiste già tutto quanto. Ma esiste dove? Esiste in quel primo livello. Bisogna fare in modo che scenda nel secondo livello e diventi poi un'esperienza che facciamo reale, un'esperienza di possesso, se è un oggetto, piuttosto che un'esperienza di vita, se è qualcos'altro. E quindi attenzione al fatto che quando usate le parole voglio attrarre o voglio creare qualcosa nella mia vita, perché stiamo esplicitamente, ripeto, dicendo che in realtà quella roba lì noi non ce l'abbiamo, è una missione forte e capite che in quanto esseri divini tutto ciò che voi andate ad affermare diventa legge per l'universo, eh? Cioè ricordate quel famoso
genio blu della lampada, tutto quello di Aladino, quello è lì, lì è, sta tutto il giorno continuamente a ascoltare quello che dite e segue alla lettera, e ve l'ho dimostrato con due o tre episodi della mia vita che vi ho raccontato, e segue alla lettera. A me quell'attico è arrivato di 140 metri quadri, non era né di 141 né di 139, li ho misurati, vi assicuro, li ho misurati, erano 140 metri quadri. Ecco, quindi attenzione a quello che dite. Quindi attenzione alle parole, quindi a parte il fatto della usare le parole, non usare le parole, attrarre piuttosto che creare, o usarle, d'accordo, ma usarle con consapevolezza, questo è importante, ben sapendo che non dobbiamo attrarre qualcosa, ma è semplicemente un modo di dire, per dire voglio nella mia vita questa cosa qui. È importante anche comprendere appunto che le parole sono fondamentali, tutte le parole che voi esprimete, tutte le parole che dite in qualunque momento, tutte le parole, non soltanto che dite a voce alta, ma anche e soprattutto le parole che vi raccontate nella mente. Perché proprio è quel chiacchiericcio che abbiamo dentro tutti quanti, la nostra mente, che poi va a creare la realtà. Perché ci raccontiamo tante di quelle balle, ma veramente tante, tante di quelle balle. Iniziamo a raccontarci tutto di più, di cose assurde che potrebbero capitarci. In realtà non è vero niente, perché se voi rimanete nel qui e ora, nel presente, vi rendete conto che quelle cose lì non esistono. Vi state preoccupando prima di cose che non esistono. Quindi capite che state semplicemente sprecando energia, tantissima energia con quel chiacchiericcio, raccontandovi cose, usando anche parole sbagliate, il più delle volte, che invece potreste utilizzare per fare altre cose, per creare la vostra realtà, per esempio, giusto per fare un esempio. E quindi ecco, importante, come dicevo prima, mettere per iscritto, questo è fondamentale, e altra cosa fondamentale è appunto attenzione alle parole che esprimiamo, sia a parole sia nella nostra mente, con quel famoso chiacchiericcio che sta lì e col quale ci raccontiamo di mondi illusori che in realtà non esistono, potrebbe accadermi questo, quell'altro, chissà cosa faccio, chissà cosa non succede, eccetera, eccetera, quando in realtà non sta succedendo nulla. Siete magari... Eccomi qua, mi sa che si era interrotto. Ok, chiudo questa diretta con l'ultimo consiglio, che è quello riguardo alla visualizzazione, perché appunto l'avevo promesso. Come si deve visualizzare? Ebbene, tutti quanti vi dicono di visualizzare, appunto, riprendendo appunto il concetto di prima, no? Quello che bisogna tentare di attirare o di creare qualcosa. La visualizzazione non deve essere usata con l'intento di attirare o di creare qualcosa. Proprio perché, come ho detto prima, l'attirare o creare qualcosa vuol dire che noi stiamo es proprio esplicitando il fatto che quella cosa lì non l'abbiamo. E quindi stiamo vibrando con la mancanza, e l'universo ci porterà mancanza di quella cosa, e quindi non ce la porta di fatto, questo vuol dire. Come va fatta la visualizzazione? La visualizzazione non va fatta per creare o per attirare. Attenzione, non vi mettete lì a occhi chiusi pensando alla villa, voglio la villa, voglio la villa, pensando di attirarla, perché state semplicemente facendo una cosa che ve la allontana in realtà quella villa. Cosa dovete fare? Dovete usare la visualizzazione come se fosse, io dico sempre, una vasca Jacuzzi della mente. Allora, se voi entrate in una vasca Jacuzzi per farvi un bel bagno rilassante con le bollicine, acqua calda, magari mettete anche una bella musichetta, perché lo fate? Per attirare qualcosa? Per creare qualcosa? No, lo fate per fare cosa? Per stare bene. Lo fate per passare quei 5, 10, 15 minuti in totale relax, per godervi il momento, ok? Per star bene, poi di fatto. Per star bene dove? Nel qui e ora, perché voi quando state bene in quella vasca ci state nel qui e ora, a meno che non pensate al vostro mutuo da pagare in quella vasca, è chiaro, ma spero di no, insomma. Se voi ci entrate per godervi quell'acqua calda e quelle bollicine, non avete altro scopo se non quello di stare bene. Quando? Adesso, nel qui e ora, non domani o ieri. Sto qui, sto nella vasca, me lo godo, ok? La visualizzazione è una vasca, è come se fosse una vasca Jacuzzi della mente. Cioè, immaginate di vivere all'interno del vostro sogno realizzato con l'unico scopo di star bene, non di attirare o di creare quella roba lì, perché altrimenti la state allontanando, per il motivo che vi ho detto prima. Quindi la visualizzazione va fatta semplicemente, vi mettete in un posto rilassato, chiudete gli occhi, usate tutte le tecniche che volete per rilassarvi, chi può pensare al respiro, chi può immaginare, che ne so, di toccare un orecchio. Io, per esempio, nei miei seminari uso diverse tecniche per far rilassare la mente, ma questo lo lascio a voi, ognuno di voi può fare quello con cui si trova meglio a suo agio.
È importante però, al momento in cui iniziate a visualizzare, lo fate esclusivamente, ribadisco, esclusivamente per stare bene. Dove? Nel qui e ora. Cioè per stare bene e godere del vostro sogno realizzato. È una vasca jacuzzi, semplicemente. L'ho detto prima, usereste mai una vasca jacuzzi per creare qualcosa? No, non serve per quello, serve per star bene, perfetto. La visualizzazione anche. La visualizzazione non serve per creare o per attirare. La visualizzazione serve per star bene nel qui e ora, godendo di quel sogno realizzato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che iniziamo a vibrare con la frequenza di quel sogno, vivendola e godendola. Ricordate le emozioni, quelle del mio primo desiderio? Godendo di quell'emozione. Il godere dell'emozione cosa farà? Farà in modo che l'universo vi porterà per forza, perché considerate che i pensieri sono come se fossero degli stampini su cui poi l'universo crea le cose materiali. Quindi create lo stampino in quel primo livello di realtà, quello delle onde, no? Quello dei pensieri, delle idee, dei concetti. Ecco perché io vi parlo di fisica quantistica, perché poi c'è un riscontro in quello che dico. Quindi andate a creare quell'onda e state certi che prima o poi quell'onda si materializzerà in qualcosa di reale, ok? Ma soltanto se lo fate come ho detto io, ok? Io vi saluto, vi ringrazio, siete stati tantissimi stasera, davvero, e alla prossima. Ciao a tutti.